La capolista Pro Palinuro è di scena sul campo di Ogliastro Cilento contro l'Oleastrum, una squadra che in casa si è sempre dimostrata ostica e combattiva e dove ha conquistato ben 19 dei 26 punti che vanta in classifica. Ma il Pro Palinuro è arrivato qui per portare a casa i 3 punti e continuare il sogno promozione accompagnato da un grande numero di tifosi. E all'undicesimo minuto la prima azione pericolosa. C'è un calcio di punizione battuto da Di Luca, la palla arriva in area di rigore, salta Greco che non tocca la sfera, che poi viene persa dal portiere, interviene Aprea Adriano che la mette in rete, ma l'arbitro ferma il gioco e comanda un calcio di punizione per l'Oleastro. Nel replay non riusciamo a vedere l'irregolarità rilevata dal direttore di gara, che comunque era meglio piazzato rispetto alla nostra telecamera, e annulla il gol di Aprea. Al 29esimo, grandissima occasione per il Pro Palinuro, dalla fascia sinistra Aprea Alessandro lancia in profondità Di Luca che si presenta davanti a Palmisano. Di Luca tenta il pallonetto ma è bravo il portiere a non farsi sorprendere e blocca la palla. Prima del riposo, grande occasione anche per l'Oleastrum. Amendola gira un pallone in area di rigore su Polito, bello il controllo e il tiro al volo di Polito, palla che colpisce in pieno il palo alla sinistra di Tancredi. Nella ripresa il Pro Palinuro spinge sull'acceleratore alla ricerca del gol e dopo 10 minuti arriva l'azione decisiva. Ancora un suggerimento in profondità di Aprea Alessandro per Di Luca che entra in area e viene atterrato da Amendola. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto del rigore. E sembra nettissimo il fallo di Amendola su Di Luca e se la cava solo con il giallo il difensore dell'Oleastrum, ma questa sembrava una chiara occasione da gol. E dal dischetto lo stesso Di Luca mira l'angolo alla sinistra di Palmisano e insacca la palla dell'1-0. Aveva intuito l'angolo di battuta il numero 1 dell'Oleastrum, che sembra anche sfiorare la sfera con la punta delle dita, ma è infallibile Di Luca che mette a segno la sua 25esima rete stagionale e con tutti i compagni va a raccogliere l'applauso dei propri tifosi. Il Pro Palinuro dunque porta a casa 3 punti fondamentali, forse decisivi per le sorti del campionato. E alla fine gli applausi dei tantissimi tifosi giunti in massa da Palinuro sono tutti per questi ragazzi che continuano la corsa in testa alla classifica quando mancano 4 giornate alla fine del campionato.